Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Questo mercoledì non vi delizio con i miei sproloqui filosofici, ma riprendo il tema dei libri e in particolare oggi parleremo di Margaret Mazzantini, che è una delle mie autrici italiane preferite. Dunque, io della Mazzantini ho letto quattro romanzi, ho letto Manola, Nessuno si salva da solo, ho letto Non ti muovere e Venuto al mondo. Gli ultimi due sono quelli che ho letto più recentemente in formato ebook, mentre invece gli altri due ce li ho qua, entrambi editi da Mondadori. Dunque, Manola esce nel 1998, nel 2002 esce Non ti muovere, che ha vinto un sacco di premi, ha vinto il premio Strega, ha vinto il premio Rapallo Carige, anche il premio Grinzia Cavour. E poi nel 2008 esce Venuto al mondo, che ha vinto il premio Campiello invece, però nel 2009. E Nessuno si salva da solo è il più recente, del 2011, e anche questo ha vinto numerosi premi. No, non è vero, ne ha vinto solo uno, ha vinto il premio Flaviano, però di Nessuno si salva da solo, Venuto al mondo e Non ti muovere sono stati tratti tre film di cui la Mazzantini collabora come scenografia. La posso fare come sceneggiatrice, in effetti sotto con i film si vede, però ne parleremo. Dunque, detto questo, introduciamo un po' l'autrice. Lei è un'attrice italiana del 61, dunque nasce come attrice, si diploma nell'82 alla Scuola di Arti Drammatiche, inizia la sua carriera di attrice a teatro e successivamente ha recitato un sacco di film con Sergio Castellitto, che è anche suo marito, tra le altre cose. Però è interessante, il fatto che lei sia un'attrice e anche una scrittrice. Interessante perché, questo lato nei suoi libri, secondo me, si vede. Allora, entriamo subito nel vivo. La Mazzantini, pregi e difetti. Allora, i pregi, la scrittura, indipendentemente dalle storie, la Mazzantini scrive in una maniera divina. Leggere la Mazzantini è come fare un massaggio al cervello, è bellissimo, è rilassante, scrive bene, il linguaggio è adeguato, riesce a trasmettere le emozioni in una maniera così struggente, in modo che tu ti possa talmente immedesimare in ciascun personaggio che è anche difficile poi immedesimarsi e riconoscersi in un personaggio in particolare, perché ciascun personaggio è talmente ben caratterizzato che potrebbe essere ciascuno di noi e ciascuno di loro potrebbe essere noi. È bellissimo. E quindi nota positiva per come scrive, per il linguaggio, per la caratterizzazione dei personaggi e anche dei luoghi e delle situazioni. Mette i suoi personaggi sempre in delle situazioni controverse, in cui molto spesso il punto non è trovare una soluzione, ma vedere l'evoluzione rispetto a questa situazione. E va bene, adesso mi spiegherò meglio facendovi l'esempio dei vari libri che ho letto. Difetto invece, la Mazzantini non ci regala mai il lieto fine. La Mazzantini è uno di quegli scrittori che non deliziano il lettore del proprio lieto fine. Allora, diciamo che questo da un lato per me è positivo, perché in effetti quando tu narri una storia che è verosimile, non è detto che le cose vadano bene, verosimilmente il lieto fine potrebbe non esistere, succede nelle situazioni quotidiane, no? Dall'altro lato è anche vero che se una persona decide di leggere, può anche essere che voglia farlo per rifugiarsi un po' dai problemi e dalle disgrazie quotidiane, ecco. Quindi il lieto fine è un regalo per il lettore che ha bisogno un attimo di evadere dal mondo reale. Diciamo che leggere la Mazzantini è impegnativo e dipende con che scopo si affronta la lettura. La Mazzantini si può affrontare con un sacco di scopi. Si può affrontare soltanto apprezzando la bellezza del linguaggio che usa e del suo modo di scrivere. Si può leggere apprezzando la storia e apprezzando i personaggi. La si può leggere per una crescita personale. La si può leggere
Per svagarsi, ma è più difficile, diciamo che secondo me si arriva a immedesimarsi in maniera talmente profonda che la Mazzantini sì, magari te la leggi prima di andare a dormire, però non è forse il libro che ti prende quando appena hai una pausa e dici ah, mi leggo una pagina della Mazzantini. Ecco, quello no, per due motivi fondamentalmente. Uno perché o la storia ti trascina talmente tanto che poi non riesci a smettere, è incredibile. Per esempio, l'ultimo che ho letto è Venuto al mondo, cioè mi ha tenuta sveglia di notte, è meraviglioso quando succede questo, insomma. E oppure potrebbe essere un'idea scorretta, dire ah, me la leggo in pausa, una paginetta, un po' per, vabbè, il filo logico della situazione. Ma anche perché è proprio impegnativa, cioè non è più un momento di pausa e di evasione, però questo dipende dall'approccio di ciascuno di noi, cioè per me è un piacere immenso leggere la Mazzantini perché riesco a godermi tutte le sfaccettature. Ora inizio col parlare del libro che mi è piaciuto di meno, che è Nessuno si salva da solo, che io rinominerei tranquillamente Nessuno si salva, appunto. Allora, il problema di questo libro è che non si capisce quale sia il punto. E ora vi spiego meglio, nel senso che è la storia. Ora, è anche il romanzo che ho letto, no, non meno recentemente, ma uno dei meno recenti. Quindi, sinceramente, non me lo ricordo nemmeno tanto bene, ma perché non mi ha colpito così tanto come gli altri tre romanzi della Mazzantini. E nulla, parla di questi due giovani adulti, questi adulti non vecchi con dei bambini piccoli che però sono divorziati, e questi due personaggi niente, si incontrano, rivangano un po' del passato, però poi finisce lì, tipo, sono un sacco di conversazioni, tra l'altro rese in maniera veramente pessima, dai Mazzantini puoi fare di meglio, lo sappiamo. Non mi è piaciuto, non mi è piaciuto perché i personaggi non sono caratterizzati in maniera da veramente immedesimarsi, quindi tutti i discorsi che ho fatto prima per Nessuno si salva da solo non esistono praticamente. Ecco, una cosa che mi aveva colpito di questo libro e che ricordo ancora è che la protagonista femminile aveva avuto dei problemi alimentari, soffriva di anoressia e di bulimia, no? Quindi succedeva che vomitava, cose del genere. E nel momento in cui ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato suo marito, lei era ancora in questa situazione. E c'è questo ricordo disgustoso di lui che si ricorda che quando la baciava con la lingua gli toccava i denti tutti erosi per colpa del fatto che questa ragazza vomitava spesso, eccetera. E che poi successivamente lui aveva preso come un tradimento il fatto che lei abbia deciso di rifarsi i denti. Vabbè, perché mi ha colpito questa scena? Intanto per il fatto che la Mazzantini sia fantastica persino nel raccontare le cose più schifose, tipo pa passare la lingua tra i denti tutti corrosi dal vomito della fidanzata, ecco. E riesce a dare un significato anche a una cosa come questa, che apparentemente, se non andiamo a toccare, vabbè, il discorso dei problemi alimentari, perché non è questo lo scopo della Mazzantini, ma quello di far capire, il rapporto che c'era tra queste due persone, che poi sono arrivate a divorziare, ma che prima in effetti sono state innamorate, sono state sposate. E questo era un aneddoto che mi aveva colpito perché riusciva proprio a trasmettere questo amore talmente viscerale che di te amo anche i tuoi denti corrosi schifosi, ecco. E che vedo come un tradimento il fatto che tu te li rifaccia. Io mi accorgo del fatto che tra noi non c'è più un legame anche per il fatto che tu mi togli questo. È forte come pensiero, rifletteteci, fatemi sapere poi cosa ne pensate. E questo è il primo. Dopodiché, Manola. Ecco, Manola, particolarissimo, parla di queste due gemelle, eterozigoti che sono diverse completamente l'una dall'altra, ma proprio il giorno e la notte, l'opposto. Manola è una delle due gemelle. Manola è quella un po' più bruttina, magrolina, rachitica, che non si caga nessuno, ancora vergine a 30 anni. Ecco.
Se vi raccontassi la conclusione, vi farei uno spoiler che non vi meritate, quindi me ne sto zitta zitta, ma è sorprendente. È sorprendente perché si vede la crescita di entrambi i personaggi e non vi dico in che senso, non ve lo voglio dire, ma ne vale la pena perché rispetto alla scrittura della Mazzantini, che è spesso un po' drammatica, se vogliamo, questo libro me lo ricordo come più ironico, più divertente, più leggero, perché la crescita dei personaggi la vedi sì, ma te ne rendi conto alla fine di quanto sono cresciuti, delle trasformazioni, però è tutto raccontato in maniera un po' più ironica di quanto siamo abituati leggendo la Mazzantini. E poi anche le situazioni, diciamo che non è un libro da Mazzantini, cioè nel senso le situazioni non sono le usuali che la Mazzantini di solito ci pone, ma sono situazioni molto più leggere, molto più ironiche, su cui veramente si può, come dire, di divertirsi, ecco. Però abbiamo anche detto che la Mazzantini non ci degna mai del lieto fine, ecco, in Nessuno si salva da solo. Non abbiamo proprio una fine, nel senso che io veramente non ho capito il senso della trama, cioè probabilmente lo rileggerò, ma non ne ho molta voglia, quindi non credo proprio. Però io non ho colto, e anche guardando il film, sono proprio, ero anche andata a vederlo al cinema, io non ho capito, a tutt'oggi mi chiedo, ma perché? Cioè, è soltanto la storia di questa coppia sfigata. Ecco, con Manola no, è la storia di queste due gemelle, ma le due gemelle crescono, evolvono fino ad arrivare a una conclusione, che non è il lieto fine che ci aspettiamo, è una cosa bizzarra su cui si può fare ironia, ma su cui si può riflettere anche un sacco. Non spoilerò niente, però se l'avete letto o se avete intenzione di leggerlo o cose, fatemi sapere che cosa ne pensate, soprattutto della fine. Vabbè, chi invece guarda il video e trova commenti non li legga, così evita gli spoiler. E niente, poi passiamo agli ultimi due, che sono anche quelli che ho letto più recentemente, li ho letti nell'ultimo mese. Allora, Divenuto al mondo, no, non è vero, voglio parlarvi prima di Non ti muovere. Allora, di Non ti muovere, avevo beccato il film su uno di quei canali tipo Rai 4, non mi ricordo, ma un sacco di anni fa, l'avevo trovato. Boh, così in televisione nel primo pomeriggio, già iniziato, e ne ho visti dei pezzetti perché non lo so, io ho un sacco di anni che non guardo la TV e in quel periodo invece ogni tanto tipo la accendevo così, non so, ero sola in casa, vabbè. E l'avevo beccato e tra l'altro nel film recita Penelope Cruz, tra l'altro proprio brutta, cioè in quel film rende davvero il personaggio che deve rappresentare. E niente, per sintetizzare un po' la trama, Non ti muovere parla di questo medico chirurgo, la cui figlia ha avuto un incidente in moto e è in sala operatoria quella mattina. E lui, come se fosse un racconto alla propria figlia, ci racconta la sua storia extraconiugale con questa donna che nel film è interpretata eccellentemente, si dice eccellentemente, vabbè, in maniera eccellente da Penelope Cruz. Questa donna che lui però violenta, cioè di fatto lui decide di, la incontra in questo paesino sperduto, la incontra in un bar, sale a casa sua per fare una telefonata, la stupra e poi continuerà a tornare da lei periodicamente e alla fine si innamorerà. E parlerà di questo amore struggente, che è molto più forte dell'amore che prova per la moglie, cioè il paragone è proprio chiaro. Ecco, non vi spoilerò la fine, ovviamente. Abbiamo un lieto fine da un lato, in questo caso, e un pessimo finale dall'altro. È struggente questo libro. E la riflessione che ho fatto a proposito di Non ti muovere, qual è? N non puoi fidarti di nessuno. Quest'uomo sembra impeccabile, sembra l'uomo di cui veramente puoi fidarti per tutta la vita, un uomo a posto, un medico, una persona con una morale che è sempre stato buono e poi compie un atto del genere, si costruisce una storia extraconiugale basata su uno stupro. È tremendo, è terribile, cavolo. Ora, io, vabbè, cioè, no,
Non giudico, soprattutto se stiamo parlando della storia presente in un libro. Però ti fa veramente crollare la fiducia nel genere umano. La Mazzantini ha questa bellissima caratteristica di riportarti alla realtà. Non è tutta la bella favoletta che ti aspetti di leggere e che un lettore quasi si sente in diritto di avere. No, no, è come nel mondo reale. Tu non puoi fidarti di nessuno perché anche la persona che sembra impeccabile ce l'ha, il lato oscuro ce l'ha, cioè esiste, e quando lo tira fuori, cavolo, è un casino. E da questo libro si vede. E questo amore extraconiugale struggente è bello anche perché raccontato nei minimi dettagli reali. La Mazzantini non si focalizza mai a renderti tutto bellissimo e paradisiaco. La Mazzantini, per descriverti il personaggio di questa donna che è stata stuprata e che poi ha avuto questa relazione extraconiugale con il protagonista, non te la descrive dicendoti: ah, era snella e longilinea, una biondona, eccetera, eccetera. No, lei ti parla di quanto facesse schifo il fatto che fosse troppo magra, di quanto si vestisse male, di quanto erano orrendi i suoi capelli gialli con la ricrescita, delle condizioni pessime in cui viveva, insomma. Per cui la Mazzantini ti riporta la realtà. E lo fa in una maniera sublime, in una maniera bella, perché è proprio bella da leggere, bella nei dettagli che mette e nel linguaggio che usa, trasmette, riesce a trasmettere tutto. Ed è bellissimo perché tu cogli i lati belli, cogli i lati brutti, te ne fai una sintesi e alla fine, hai il personaggio per quello che è. Tu non hai modo di idealizzarteli i personaggi, sono presentati per come sono e tu entri dentro di loro e dentro la loro storia, come se stessi entrando nella realtà. Non sei nella bella favoletta, non esiste il lieto fine perché la vita non è questa. E la Mazzantini ce lo fa capire benissimo. Venuto al mondo. Venuto al mondo forse è il mio, in assoluto il mio preferito, cioè allora vi dico solo che è ambientato a Sarajevo per la maggior parte e tipo io ho prenotato un viaggio a Sarajevo per dicembre, quindi ecco la Mazzantini fa questo effetto, per cui mi sa che se leggerete questo libro dopo che ve l'ho consigliato magari ci ribecchiamo tutti a dicembre a Sarajevo. Venuto al mondo, ho visto anche il film dopo aver letto il libro e no, non mi è piaciuto il film. Diciamo che le atmosfere erano rese bene, però i personaggi, secondo me, troppi cambiamenti che secondo me non erano quelli giusti. Cioè, allora, in generale il discorso riadattare film a libri, no. Il contrario, insomma, fare dei film che siano basati su libri, è sempre un rischio, ok? Però, dall'altro lato, capisco il fatto che vadano fatti dei tagli, insomma, deve essere riadattato in qualche modo. Venuto al mondo è stato riadattato male, secondo me, perché non, a parte che ecco, riesce a trasmettere un po' l'angoscia, i sentimenti provati tramite le luci, la fotografia, eccetera, però poi tutto sommato rimane sulla mediocrità, ok? Detto questo, mi addentro un po' di più nel libro, sperando di arrivare a conclusione presto, che siano già 18 minuti. E dicevo. Vabbè, dicevo, il libro sì, ambientato a Sarajevo negli anni della guerra, quindi 93-94, praticamente è la storia di questa ragazza che va a Sarajevo per la sua tesi di dottorato e gli è stata assegnata una guida bosniaca per guidarla nei suoi spostamenti, anche nella lingua che lei non conosce, eccetera. E questo è Gojko, uno che poi, uno dei personaggi che poi diventerà uno dei suoi migliori amici. Beh, lei a Sarajevo conosce un ragazzo di Genova, tra l'altro, che si chiama Diego, di cui si innamora, ma follemente. Follemente, lui alla fine molla tutto, si trasferisce a Roma da lei, al ritorno da Sarajevo. Lui fa il fotografo, lei fa la giornalista.
E nulla, vivono la loro vita insieme da coppia, felicissima, innamoratissimi, intensi, intensi, intensi. E solo che, vabbè, decidono di avere un bambino, però lei è sterile. È sterile e, ok, fermiamoci un secondo prima di continuare con la trama. Ci sono tanti temi già qua. Dunque. Il discorso della sterilità di questa donna che non può avere figli, ma ne vorrebbe un sacco e soprattutto li vorrebbe con lui. Cioè, mi ricordo uno dei miei passaggi preferiti del libro è quando lei parla con Goiko, suo migliore amico in bosniaco, la sua guida, e gli dice, guardando Diego che stava dormendo, gli dice: io voglio un figlio che abbia questi piedi. E Goico gli chiede: ma perché? Ma cosa hanno di speciale questi piedi? E lei: sono i suoi. E questo dà un'idea dell'amore che c'è tra questa coppia, che si conosce totalmente a caso, in un luogo che non è il loro luogo, insomma, si conoscono a Sarajevo, lui è di Genova, lei è di Roma. E questo amore così intenso che li porta a decidere poi di continuare. Solo che poi inizia a incontrare delle difficoltà nel momento in cui si scopre la sterilità di lei. Per me che sono una donna è stato stratoccante sentire. Mi sono immedesimata perché è stato struggente. Mi sono sentita male quanto lei nel momento in cui ha scoperto, nel momento in cui allora decidono di adottare tutta la trafila, ma poi però no, non ci riescono e allora provano con l'inseminazione artificiale, nel frattempo si sente frustrata, inadeguata, perché è una donna che non sforna figli, che donna è? E tutte queste tematiche sono rese in una maniera talmente introspettiva e con un linguaggio talmente adatto che io in alcuni momenti mi sono sentita male, ma male realmente. Ho proprio provato dolore per questo personaggio che stava soffrendo e per questa coppia che piano piano iniziava a sgretolarsi. Diego deciderà poi di tornare a Sarajevo anche durante la guerra. Beh, lo seguirà, c'è tutto il discorso della guerra che è reso perfettamente, di come cambia la città a distanza di 10-20 anni senza guerra, con la guerra, cosa succede dopo la guerra. Noi abbiamo un panorama di Sarajevo vista sotto tre punti di vista: il periodo calmo, la quiete prima della tempesta. Che è il periodo in cui lei sta facendo la sua tesi di dottorato. Abbiamo il periodo caldo in cui inizia la guerra, noi percepiamo insieme a loro l'inizio della guerra, ci accorgiamo di quello che sta cambiando e come. E questo, è, secondo me, l'argomento guerra è stra difficile da rendere, soprattutto per una scrittrice, contemporanea, insomma, del 61. La Mazzantini non è mai stata un giorno della sua vita in guerra, per fortuna per lei e per fortuna per noi. Ma saper rendere in una maniera così bella, così approfondita, così introspettiva, il discorso della guerra, del come cambia la città, di come cambia la vita dei personaggi e degli abitanti della città, è veramente supremo il lavoro che riesce a fare la Mazzantini in questo libro, anche da questo punto di vista. E dopodiché ci becchiamo Sarajevo anni dopo, adesso praticamente nel periodo contemporaneo, perché la Mazzantini fa tornare la protagonista a Sarajevo? Perché alla fine esiste un bambino e vuole portarlo a Sarajevo e quindi rincontreranno Goico, faranno un giro per la città, insomma, particolare. Particolare anche perché questo bambino avremo delle rivelazioni su questo figlio che poi lei è riuscita ad avere. Anche qua non vi spoilerò nulla, perché vi toglierei proprio il bello della storia. È bella perché è una storia che cresce gradualmente. Ecco, qua non c'è lieto fine, non c'è assolutamente, però c'è il finale giusto, secondo me. Non saprei nemmeno tanto come esprimere le mie emozioni riguardo al finale. È bello perché è inaspettato, soprattutto la storia di questo ragazzo, di questo venuto al mondo.
E poi la conclusione, proprio quella basata sul fatto attuale di loro che sono tornati a Sarajevo, di quello che succede, del rincontrare i luoghi e le persone, è qualcosa di sublime ed è qualcosa che anche qui non ti aspetti e che nella realtà è verosimile una situazione del genere e noi ci viviamo appieno quindi un sacco di emozioni, cioè riassumendo questo libro di cui probabilmente farò un video più approfondito più in là perché ci sono veramente troppe cose da dire e però vi avverto nel prossimo video ci saranno un sacco di spoiler perché allora lì voglio proprio parlare bene di tutto tutto tutto. Come se qui no, il mio video non stesse già durando 25 minuti, ma vabbè, dettagli, tanto ormai siete abituati ai miei video lunghi. Vabbè, concludendo, allora, riassunto di Venuto al Mondo, le tematiche affrontate, la guerra, Sarajevo, che veramente ti viene voglia di esserci dentro e di parlare con tutte le persone bosniache che puoi incontrare. Il discorso della sterilità, questa coppia che vediamo nascere e vediamo sgretolarsi, è bellissimo, è bellissimo. E invece, riassumendo, tutto quanto, Mazzantini, perché vale la pena leggerlo? Perché, allora, io al top dei motivi per cui vale la pena leggerla ci metto il fatto che non ci sia un lieto fine. Io adoro questa cosa in realtà. Per me sì, la lettura è un piacere, ma questo non significa che mi devo eclissare dalla realtà, tant'è vero che non sono un amante del genere fantasy. E poi altro punto fortissimo è il linguaggio. Cioè, è veramente un piacere leggere la Mazzantini. Distacchiamoci per un attimo dalla storia, distacchiamoci per un attimo dalle emozioni che possiamo provare e distacchiamoci anche da lieto fine, non lieto fine. La Mazzantini scrive bene, ha un bel linguaggio e riesce a dare una struttura consistente, facile da seguire, ma nello stesso tempo senza semplificarla eccessivamente. Per me questi due motivi già sono sufficienti a leggerla. Però il di più qual è? Il riuscire ad immedesimarsi. I personaggi e le situazioni sono caratterizzati talmente bene che mi sembra di essere un personaggio anch'io insieme a loro. E questa è sublime. Pochi autori ci riescono. Lei è una delle mie autrici preferite proprio per questo motivo. Quindi leggete la Mazzantini. Vi lascio i link dei quattro libri che ho letto e di cui ho parlato in questo video, in descrizione. Cos'altro? Niente, commentate, fatemi sapere se vi sono piaciuti questi libri, se li avete guardati, se li avete letti, se avete guardato il film, se mi consigliate di leggere altro della Mazzantini, perché tra l'altro non ha scritto tantissimo, cioè tipo dunque, c'è un altro libro uscito nel 2011 che è Mare al mattino e poi c'è Splendore del 2013. E poi mi manca il ecco, sono tanto curiosa di leggere il suo romanzo di esordio, che è Il catino di zinco, del 1994. Se qualcuno di voi ha letto altri romanzi della Mazzantini di cui non ho parlato, mi dia un'opinione nei commenti. Iscrivetevi se volete vedere il mio bel faccino, spesso a parlare di argomenti letterari, filosofici, insomma, quello che mi gira di settimana in settimana. E niente, ora vi saluto perché è passato veramente un sacco di tempo, ma spero che comunque vi sia piaciuta questa trattazione sulla Mazzantini. Ciao a tutti!